Il provvedimento d'urgenza del TAR, che non pregiudica il merito, che si discuterà nei prossimi giorni e siamo convinti che da un punto di vista giuridico abbiamo le ragioni dalla nostra parte, ma non boccia l'ordinanza sindacale, non sospende l'ordinanza sindacale, dice una cosa finanche comprensibile, che di fronte a degli orari contrastanti si è ritenuto far prevalere l'ordinanza regionale perché viene giustificata come un'ordinanza di natura sanitaria. È proprio questo il punto grave che noi abbiamo sottolineato al Presidente del Consiglio, che ci ha dato ragione, e quindi adesso è il Governo che deve intervenire, che la regolamentazione dei mercati, la regolamentazione degli orari delle attività economiche è materia di pertinenza dei sindaci. Ed anzi, quel che è grave è che il Presidente De Luca sta mettendo in pericolo la salute dei napoletani e dei campani, perché riducendo gli orari e riducendo i luoghi spinge le persone a concentrarsi. Se dopo le 22 non puoi portare una birra fuori da un locale, tutte le persone entreranno nel locale. Quindi io ho il dovere di tutelare la salute dei miei concittadini, non è un capriccio de Magistris De Luca, e poi basta con questo atteggiamento punitivo nei confronti dei cittadini e degli operatori economici. Ormai si gira in tutta Italia, ormai le persone escono, non si comprende perché nella nostra città, dove c'è ormai il contagio zero da circa un mese, o quasi contagio zero da circa un mese, non si possano liberare più luoghi. Ecco perché sono contento che l'ordinanza non è stata annullata e non è stata sospesa. Mi spiace che subito è prevalsa la titolite, perché rimane tutta la parte dell'ordinanza con cui ho aperto luoghi che erano chiusi, e grazie al nostro intervento che si è aperto Capodimonte, e grazie che il nostro intervento si apre la Floridiana, e ringrazio la direttrice della Floridiana, il direttore di Capodimonte per il lavoro egregio che stanno facendo. Così si aprirà in base all'ordinanza l'ex area NATO, l'ippodromo di Agnano, i parchi in cui si potrà andare con le biciclette, quindi ordinanza perfettamente legittima. Semmai prevale il capriccio di una persona che ritiene di dover intervenire sulla regolamentazione della mobilità pedonale, dell'economia e del commercio, che non ha nulla a che vedere con la sanità. Anzi, abbiamo scientificamente dimostrato, con atti sanitari alla mano, che la nostra ordinanza tutela anche di più la salute. Allora, caro Governo, siccome ci hai dato ragione in videoconferenza, ero collegato di qua, abbiamo la registrazione dell'incontro del Presidente del Consiglio che ha detto che formalmente e sostanzialmente abbiamo ragione noi sindaci, siccome tutti i ministri che abbiamo sentito ci hanno dato ragione, adesso intervieni, perché noi non possiamo più stare dietro all'abuso di posizione dominante di un presidente che, invece di dare conto di quello che è il disastro che sta avvenendo fuori sulla sanità napoletana e campana, si diverte a incidere sulla vita delle persone. I sindaci devono tutti ritornare protagonisti del destino delle loro città insieme ai concittadini. Basta questi atteggiamenti, perché mettono a rischio la tenuta democratica, la coesione, e rischio di distruggere dal punto di vista economico e sociale territori, e mettere a rischio, caro De Luca, anche la salute dei nostri concittadini. E questo non te lo possiamo consentire.